tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico coprispalle o scaldacuore o poncho, chiamiamolo come vogliamo, che io ho deciso di chiamare comunque paillette. Questo perché il filato che ho utilizzato è il meraviglioso filato della Mistrico Filati Canna da Zucchero Sequin, che è un nuovo arrivo ed è meraviglioso. Guardate quanto luccicano le micro paillette, che non si sentono per nulla né quando lavorate né quando lo indossate. Vi posso assicurare che queste micro paillette proprio si vedono ma non si sentono, e io questa cosa la adoro. Il colore che ho usato io è il colore 18, che è questo fantastico grigio, ma voglio farvi vedere anche altri colori disponibili sul sito. Vi dico già che ce ne sono veramente tantissimi, uno più bello dell'altro, uno più luminoso dell'altro. Infatti ho lanciato la monetina per decidere quale usare per questa creazione. Guardate qui quanto sono belli, che luminosità che hanno, il blu, il rosso, il avorio, ma ce ne sono veramente tanti altri, tutti disponibili sul mio sito Filati Elsa, di cui come sempre vi lascio il link in descrizione. Ma parliamo invece per quanto riguarda il quantitativo. Allora, questo è una taglia S e io ho utilizzato 250 grammi, quindi 5 gomitoli, lavorando con l'uncinetto del 3,5. Ora, per una taglia M io vi consiglio di andare a prendere 6 gomitoli, per una taglia L e XL 7 gomitoli. Per quanto riguarda la lavorazione, sono due rettangoli che vanno cuciti insieme e questi sono i giri che vanno ripetuti, che danno questo effetto onde che io trovo veramente fantastico, perché appunto ha questa lavorazione che ricorda molto le onde del mare, quindi mi piace tantissimo. Quindi immaginatela poi di colore blu questo coprispalle, quanto viene bello. Per quanto riguarda comunque la lavorazione, vi posso assicurare che è semplicissimo, ma siccome sono diversi giri da realizzare, vi consiglio comunque di appuntarvi con un contagiri se dovete fermare il lavoro, in modo da sapere a che giro vi siete fermate quando dovete andare a riprendere la lavorazione. Una volta fatto, i due rettangoli, che devono essere identici, vanno cuciti ad altezza spalle, e io li ho cuciti anche qui lateralmente, in modo tale che vedete sotto sia una sorta di continuità della lavorazione, ma anche e soprattutto perché così se c'è del vento non mi svolazza via. È una cosa che sapete che adoro fare quando faccio questo genere di creazione, questa sorta di coprispalle o ponci. Un'altra cosa che vi devo dire è che quando sono andata a cucire i due rettangoli li ho messi inversi. Qui ho le catenelle iniziali, quindi qui finisco con l'ultimo giro. Dietro qui inizio invece con le catenelle iniziali e qui ho l'ultimo giro. Questo per dare appunto, una volta che si va a cucire qui, lì la continuità della lavorazione. Un'altra cosa che vi consiglio per le taglie più grandi, le catenelle potete metterle uguali a me, o se avete molto seno andare a mettere un motivo in più rispetto a me. Per quanto riguarda la lunghezza, fate qualche centimetro in più. Questo perché altrimenti, se fate la mia stessa lunghezza, se siete una taglia più grande, non vi viene così, vi viene più piccola. Quindi mi raccomando, io adesso non mi ricordo più già quanti giri ho fatto, ma mi raccomando, fate qualche giro in più rispetto a me. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desideriate realizzarla, e se è così, come sempre, poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sviluzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro coprispalle o poncho o maglia, a seconda di come lo volete indossare, io lo indosserò soprattutto come un coprispalle, andremo ad utilizzare il filato della Mistrico Filati Linea Canna da Zucchero Sequin. Guardate che meraviglia questo filato, quanto è luminoso per via delle micro paillette. Lo adoro, vi dico già che io già ho iniziato a lavorare la creazione e le micro paillette non si sentono per nulla, tanto che a un certo punto ho pensato che il filato non avesse le paillette, che se non fossero perse, che il gomitolo fosse rovinato, e invece no, le paillette ci sono, ma sono veramente morbidissime. Il colore che ho scelto io per la creazione è questo, che è il colore 18, il grigio, e vi dico già che la creazione che andiamo a fare si ottiene realizzando due rettangoli uguali, le cui catenelle iniziali equivalgono all'altezza del rettangolo. Quindi, a seconda di quanto volete il lungo, alto il
il vostro coprispalle o il poncio, mettete tante catenelle per arrivare a quella misurazione. Quindi io nel mio caso dalla spalla fino alla vita, e lavoreremo con l'uncinetto del 3,5. Qui vi farò vedere un piccolo campione. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 13, a cui vanno aggiunte poi 6 catenelle finali. Nel mio caso, nel mio rettangolo, io ho montato con l'uncinetto del numero 3,5 84 catenelle, appunto multiplo di 13, a cui vanno aggiunte 6 catenelle per avere inizio uguale alla fine, e 84 catenelle mi equivalgono a circa 42 centimetri. Tenete sempre presente che quando andremo a indossare il nostro poncho, si allungherà un pochettino, perché la lavorazione tenderà a cedere per via di come andremo a poi a cucire i due rettangoli insieme. Quindi, se dalla spalla alla vita voi siete un 48 centimetri, non arrivate a mettere catenelle per arrivare a 48 centimetri, ma come me fermatevi prima, quindi a 40-43 centimetri. Quindi tenete sempre presente questa cosa. Come vi ho detto, io ho montato 84 catenelle. Un altro consiglio che do, non tanto per chi è la taglia S, ma soprattutto per le taglie più grandi: se avete molto seno, andate a mettere comunque due motivi in più rispetto a me. Taglia S, anche se avete molto seno, a meno che, ecco, non abbiate una quarta abbondante, mettete comunque lo stesso numero di catenelle, ma se avete una terza, mettete sempre lo stesso numero di catenelle. Andate ad aumentare solo se, ecco, se siete una taglia S, ma avete una taglia quarta di seno. Le taglie M, le taglie L e XL, montate un motivo in più rispetto a me e quindi rispetto alla taglia. Quindi taglia M un motivo in più, taglia L due motivi in più, taglia XL tre motivi in più. Andate a mettere un motivo ulteriore solamente se avete un seno molto abbondante. Per quanto riguarda la lunghezza, vi dico già che per me non sarà molto lungo, ma l'avrete già visto all'inizio del video, quindi dico che lo farò il rettangolo lungo 5, forse 6-7 centimetri in più alla mia larghezza delle spalle. Però, naturalmente, una volta finito il primo rettangolo, vi dirò quanti centimetri sono andata a lavorare. Detto ciò, possiamo iniziare a fare la nostra creazione. Ah, un altro consiglio che vi do prima di iniziare è che questo motivo che andremo a realizzare ha molti giri, quindi vi consiglio di prendere il contagiri, in modo tale che se dovete sospendere la lavorazione e riprenderla dopo molte ore, addirittura il giorno dopo, sapete a che giro vi siete fermati del motivo che andremo a realizzare. Quindi se vi siete fermati al terzo, al quinto, al settimo giro. Quindi, detto ciò, possiamo finalmente iniziare a fare il nostro primo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono strappima maglia alta non chiusa. Prendo il filo, entro nella prima catenella di quelle di base e vado a fare altre 2 maglie alte non chiuse, una e due. Le chiudo insieme. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare di nuovo 3 maglie alte non chiuse, quindi una, due e tre, e le chiudo insieme. Quello che faremo adesso lo faremo comunque per tutto il giro. 2 catenelle, 1 e 2, salto 4 catenelle di base, entro nella quinta e di nuovo a fare il mio ventaglio, quindi 3 maglie alte non chiuse, 1, 2, 3. Le chiudo insieme, catenella di separazione, rientro a 3 maglie alte non chiuse, 1, 2 e 3, e le chiudo insieme. 6 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salto 7 catenelle, 1, 3, 4, 5, 6, 7. Entro nell'ottava e ricomincio da capo, e di nuovo da fare il mio ventaglio, quindi 3 maglie alte non chiuse, 1, 2, 3. Le chiudo insieme, catenella di separazione, rientro, altre 3 maglie alte non chiuse, 1, 2 e 3. Chiudo insieme le 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione, 1, 2, salto 4 catenelle di base,
entro nella quinta di nuovo a fare il mio ventaglio, quindi 3 maglie alte non chiuse, una, due, tre, le chiudo insieme, catenella di separazione, rientro di nuovo 3 maglie alte non chiuse, una, due, tre, e le chiudo insieme, 6 catenelle, una, due, 3, 4, 5, 6, salto 7 catenelle di base, entro nell'ottava e ricomincio da capo, quindi ventaglio, 3 maglie alte non chiuse, 1, 2, 3, le chiudo insieme, catenella di separazione, rientro 3 maglie alte non chiuse, 1, 2, 3, chiudo insieme. 2 catenelle, 1 e 2, salto 4 catenelle di base, entro nella quinta e di nuovo vado a fare 3 maglie alte non chiuse. Le chiudo insieme, catenella di separazione, rientro e di nuovo 3 maglie alte non chiuse. Sei catenelle, salto 7 catenelle. E si ricomincia da capo e devo andare a fare questo per tutto il giro. Devo terminare il giro, quindi entro sempre nell'ottava catenella e vado a fare il mio ventaglio. 3 maglie alte non chiuse, una, due, tre, le chiudo insieme, catenella, rientro, altre 3 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. 2 catenelle. Salto 4 catenelle, entro nella quinta e vado a fare le mie 3 maglie alte non chiuse del ventaglio, le prime 3 maglie alte non chiuse del ventaglio e le chiudo insieme, catenella, rientro e vado a fare altre 3 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Ho terminato così il mio primo giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il secondo giro. Vado all'interno dell'archetto del ventaglio e vado a fare una maglia alta, una maglia bassa e la catenella che equivale alla mia prima maglia alta non chiusa. Rientro dentro e vado a fare altre 2 maglie alte non chiuse. Le chiudo insieme. Catenella, rientro nel ventaglio e di nuovo a fare 3 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Quello che faremo adesso lo faremo, mi raccomando, per tutto il giro. 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, vado nel ventaglio successivo e vado a fare il mio ventaglio. Quindi 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. Catenella, rientro, altre 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, si ricomincia da capo. Quindi saltiamo, andiamo direttamente nell'archetto del ventaglio e andiamo a fare il ventaglio. Quindi 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. Catenella, rientriamo, altre 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo assieme. 3 catenelle, 1, 2, 3. Andiamo nel ventaglio successivo e di nuovo facciamo il nostro ventaglio. 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. Catenella, rientriamo, 3 maglie alte non chiuse. E le chiudiamo insieme. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, si ricomincia da capo. Ventaglio nel ventaglio, quindi 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. Catenella, rientriamo, altre 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3. Archetto del ventaglio successivo e di nuovo il nostro ventaglio. 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. Catenella, rientriamo, 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. 5 catenelle e
E di nuovo andiamo a fare questo per tutto il giro, quindi terminiamo il giro andando sempre a fare ventaglio nel ventaglio, quindi 3 maglie alte non chiuse, le chiudiamo insieme, catenella, 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme, 3 catenelle e andiamo nell'ultimo ventaglio sempre nell'archetto di una catenella e andiamo a fare il nostro ventaglio, 3 maglie alte non chiuse, le chiudiamo insieme, catenella, di nuovo 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. Abbiamo terminato così anche il secondo giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il terzo giro. Come sempre, entriamo nell'archetto e andiamo a fare maglia bassa e catenella che equivale alla nostra prima maglia alta non chiusa. Rientriamo, andiamo a fare le altre due maglie alte non chiuse. Le chiudiamo, catenella, rientriamo, 3 maglie alte non chiuse. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Andiamo nel ventaglio successivo, andiamo a fare il nostro ventaglio. 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo assieme. Catenella, rientriamo, 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. E ricominciamo, ventaglio nel ventaglio, quindi 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo assieme, catenella, rientriamo, 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme, 4 catenelle, ventaglio successivo, andiamo a fare il nostro ventaglio, 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. Catenella, rientriamo, 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. 4 catenelle e di nuovo ventaglio nel ventaglio. Come potete vedere, il terzo giro è veramente semplice perché non facciamo altro che fare il ventaglio e 4 catenelle di separazione. Quindi il terzo giro è il più semplice da ricordare proprio perché le catenelle da fare sono sempre 4. Io adesso arrivo a farvi vedere la fine del terzo giro e poi vi faccio vedere come andare a fare il quarto giro. Quindi vado a fare di nuovo 4 catenelle, ventaglio nel ventaglio, quindi 3 maglie alte, le chiudiamo insieme, catenella, di nuovo 3 maglie alte e le chiudiamo insieme, 4 catenelle. Andiamo nell'ultimo ventaglio, andiamo a fare il nostro ventaglio, quindi 3 maglie alte chiuse assieme, catenella, 3 maglie alte non chiuse che chiudiamo assieme. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro quarto giro. Andiamo a fare sempre la maglia bassa e la catenella. Rientriamo nell'archetto, altre due maglie alte non chiuse, le chiudiamo insieme, catenella, rientriamo e di nuovo 3 maglie alte non chiuse che chiudiamo assieme. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il quarto giro. Adesso andiamo a fare 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo nel ventaglio successivo, andiamo a fare il nostro ventaglio. 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme, catenella, rientriamo, altre 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricominciamo da capo. Come potete vedere, noi da una parte stiamo aumentando e dall'altra stiamo diminuendo, quindi continuiamo e andiamo a fare di nuovo il nostro ventaglio, 3 maglie alte non chiuse. Le chiudiamo assieme, catenella, 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Ventaglio successivo, andiamo a fare il nostro ventaglio, 3 maglie alte non chiuse, le chiudiamo, catenella,
3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3 e si ricomincia da capo, ventaglio sopra il ventaglio, quindi 3 maglie alte non chiuse, le chiudiamo, catenella, 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ventaglio successivo, andiamo a fare il nostro ventaglio. 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo, catenella, rientriamo, 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo, 3 catenelle, 1, 2, 3 e si ricomincia. Bisogna fare questo per tutto il quarto giro. Andiamo a terminare il quarto giro andando sempre a fare ventaglio sopra il ventaglio, quindi 3 maglie alte non chiuse, catenella e le chiudiamo insieme, catenella, 3 maglie alte non chiuse, 5 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4, 5, entriamo nel ventaglio e andiamo a fare il nostro ventaglio, 3 maglie alte non chiuse che chiudiamo assieme, catenella, 3 maglie alte non chiuse che chiudiamo assieme. Abbiamo terminato così anche il quarto giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro quinto giro. Con una maglia bassa, con una maglia bassa entriamo nell'archetto e poi facciamo una catenella. Rientriamo, altre 2 maglie alte non chiuse e le chiudiamo assieme. Catenella, rientriamo, altre 3 maglie alte non chiuse. E le chiudiamo assieme. 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andiamo nel ventaglio successivo, andiamo a fare il nostro ventaglio. 3 maglie alte non chiuse, le chiudiamo, catenella, 3 maglie alte non chiuse, le chiudiamo, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, e si ricomincia da capo, ventaglio sul ventaglio, quindi 3 maglie alte e le chiudiamo insieme, catenella, di nuovo 3 maglie alte e le chiudiamo insieme, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ventaglio successivo, andiamo a fare il nostro ventaglio, 3 maglie alte non chiuse, le chiudiamo insieme, catenella, rientriamo, 3 maglie alte non chiuse, le chiudiamo insieme, 2 catenelle, 1, 2 e si ricomincia da capo, ventaglio sopra il ventaglio, quindi 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo assieme, catenella, rientriamo, 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entriamo nel ventaglio successivo, andiamo a fare il nostro ventaglio, 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme, catenella, 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme, 2 catenelle, 1, 2 e si ricomincia da capo. Bisogna fare questo per tutto il quinto giro. Noi lo terminiamo e andiamo sempre a fare ventaglio sopra il ventaglio, quindi 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme, catenella, rientriamo, 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e andiamo a fare il ventaglio sopra l'ultimo ventaglio, quindi 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo assieme, catenella, 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. Abbiamo terminato così anche il quinto giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il sesto giro e vado a lavorare sempre la catenella, la maglia bassa e la catenella per la prima maglia alta non chiusa
rientro altre 2 maglie alte non chiuse, catenella, rientro altre 3 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. 7 catenelle, questo è quello che faremo per tutto il sesto giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vado nel ventaglio successivo e vado a fare il mio ventaglio, quindi 3 maglie alte non chiuse, chiuso assieme. Catenella, rientro, 3 maglie alte non chiuse, le chiudo assieme. Catenella di separazione e ricomincio da capo. Ventaglio sopra il ventaglio, quindi 3 maglie alte non chiuse e le chiudo assieme. Catenella, 3 maglie alte non chiuse, le chiudo assieme. 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 e 7. Vado nel ventaglio di nuovo da fare il mio ventaglio. 3 maglie alte non chiuse e le chiudo assieme. Catenella, 3 maglie alte non chiuse e le chiudo assieme. Catenella di separazione e si ricomincia da capo. Ventaglio nel ventaglio, quindi 3 maglie alte non chiuse e si chiudono insieme. Catenella, 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo assieme. 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entriamo nel ventaglio successivo e andiamo a fare il nostro ventaglio. 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo assieme. Catenella, 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo assieme. Catenella di separazione e si deve fare questo per tutto il sesto giro. Terminiamo il sesto giro andando a fare sempre 3 maglie alte non chiuse, le chiudiamo assieme. Catenella, 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo assieme. 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entriamo nell'ultimo ventaglio e andiamo a fare il nostro ventaglio. 3 maglie alte non chiuse, le chiudiamo assieme. Catenella, 3 maglie alte non chiuse, le chiudiamo assieme. Abbiamo terminato così anche il settimo giro. Scusate, il sesto giro. Adesso ci giriamo e andiamo a fare il settimo giro. Quindi giriamo la lavorazione e andiamo a fare il nostro settimo giro. Come sempre nell'archetto andiamo a fare maglia bassa, catenella, rientriamo altre 2 maglie alte non chiuse, una, due, e le chiudiamo insieme. Catenella di separazione, rientriamo altre 3 maglie alte non chiuse, una, due e tre. 6 catenelle, una, 2, 3, 4, 5, 6. Naturalmente quello che stiamo facendo lo faremo per tutto il giro. Vado nell'archetto del ventaglio e di nuovo vado a fare il mio ventaglio. 3 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Catenella, rientro, 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo assieme. 2 catenelle, 1, 2, si ricomincia da capo. Andiamo nell'archetto del ventaglio, andiamo a fare il nostro ventaglio, quindi 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. Rientriamo, 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vado nel ventaglio successivo e di nuovo ventaglio. 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. Catenella, rientriamo, 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. 2 catenelle, 1, 2 e si ricomincia da capo. Quindi di nuovo ventaglio nel ventaglio. 3 maglie alte non chiuse. Chiudiamo insieme, catenella, 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andiamo nel ventaglio, andiamo a fare il nostro ventaglio. Quindi
3 maglie alte chiuse insieme, catenella, di nuovo 3 maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, si ricomincia da capo. Questo va fatto per tutto il settimo giro. Terminiamo il settimo giro andando a fare sempre le nostre 3 maglie alte chiuse insieme, catenella, rientriamo, 3 maglie alte chiuse insieme, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e terminiamo il nostro settimo giro andando a fare il ventaglio sopra l'ultimo ventaglio. Quindi, come avete potuto vedere, parlando dei primi ventagli, noi siamo partiti che erano vicini, li abbiamo allontanati. E adesso li stiamo facendo tornare vicini, vedete qua si stanno allontanando, qua si sono avvicinati, adesso qui torneranno vicino e qui si riallontaneranno di nuovo. Quindi ci giriamo con la lavorazione, ottavo giro, entriamo sempre, maglia bassa, catenella, rientriamo altre 2 maglie alte non chiuse, le chiudiamo insieme, catenella, rientriamo, altre 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo nel ventaglio successivo, andiamo a fare il nostro ventaglio. 3 maglie alte chiuse insieme, catenella, di nuovo 3 maglie alte chiuse insieme nello stesso archetto. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3 e si ricomincia. Ventaglio sopra il ventaglio, quindi 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. Catenella, 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e di nuovo ventaglio nel ventaglio, quindi 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. Catenella, rientriamo, 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3 e si ricomincia da capo. Ventaglio nel ventaglio, 3 maglie alte chiuse insieme, catenella, 3 maglie alte chiuse insieme. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo nel ventaglio e di nuovo 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo assieme, catenella, 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo assieme, 3 catenelle, 1, 2, 3 e dobbiamo fare questo per tutto l'ottavo giro. Andiamo a terminare sempre ventaglio sopra il ventaglio, quindi 3 maglie alte non chiuse, chiudiamo assieme. Catenella, 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo assieme. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Entriamo nell'archetto dell'ultimo ventaglio e andiamo a fare il nostro ventaglio. Quindi 3 maglie alte, le chiudo assieme. Catenella, 3 maglie alte chiuse assieme. Abbiamo terminato così anche il nostro ottavo giro. Ci giriamo ancora la lavorazione e andiamo a fare il nono giro che è uguale al terzo. Maglia bassa, catenella, si rientra e si vanno a fare le nostre 3 maglie, due altre 2 maglie alte non chiuse, le chiudiamo insieme, catenella, rientriamo, altre 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e si ricomincia da capo. Ventaglio nel ventaglio, quindi 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. Catenella, rientriamo, altre 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme.
4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e si ricomincia. Ventaglio nel ventaglio e sempre 4 catenelle. Quindi il nono giro è veramente semplicissimo perché ogni ventaglio è alternato da 4 catenelle. Io continuo così quindi per tutto il quarto giro e il nono giro, scusatemi, e poi vi faccio vedere come terminare il nono giro e come iniziare a fare il decimo giro. Sto terminando quindi il nono giro, ho fatto le ultime 4 catenelle e vado a fare sempre il mio ventaglio. Quindi 3 maglie alte chiuse insieme, catenella, rientro, 3 maglie alte chiuse insieme. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro decimo giro. E andiamo a fare sempre una maglia bassa nell'archetto e la catenella. E poi 2 maglie alte non chiuse, che chiudiamo insieme. Catenella, di nuovo 3 maglie alte non chiuse che chiudiamo insieme. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. 3 catenelle, vado nel ventaglio successivo e vado a fare il mio ventaglio. Quindi 3 maglie alte non chiuse, chiudiamo insieme. Catenella, 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 si ricomincia da capo. Ventaglio nel ventaglio, quindi 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. Catenella, 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3. Ventaglio successivo andiamo a fare il nostro ventaglio. 3 maglie alte non chiuse, chiudiamo insieme, catenella, rientriamo, 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme, 5 catenelle e di nuovo si ricomincia da capo, ventaglio nel ventaglio, quindi 3 maglie alte chiuse insieme, catenella, 3 maglie alte chiuse insieme e andiamo a fare di nuovo 3 catenelle. Andiamo nel ventaglio successivo e andiamo a fare il nostro ventaglio. 3 maglie alte non chiuse che chiudiamo insieme. Rientriamo, 3 maglie alte non chiuse che chiudiamo insieme. 5 catenelle e si ricomincia da capo. Quindi bisogna fare questo per tutto il decimo giro. Terminiamo sempre il decimo giro andando a fare ventaglio. Sopra il ventaglio, catenelle, quindi 3 maglie alte chiuse insieme, catenella, 3 maglie alte, 3 catenelle di separazione e chiudiamo facendo l'ultimo ventaglio nell'ultimo ventaglio. E abbiamo così terminato anche il decimo giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro undicesimo giro. Rientriamo sempre facendo maglia bassa, catenella, rientriamo altre 2 maglie alte non chiuse, catenella, 3 maglie alte non chiuse, le chiudiamo insieme. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto l'undicesimo giro. 2 catenelle di separazione, vado nel ventaglio successivo e di nuovo vado a fare 3 maglie alte non chiuse, chiuse insieme, catenella, di nuovo 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e di nuovo ventaglio nel ventaglio. Quindi 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme, catenella, 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. 2 catenelle, 1, 2, andiamo nel ventaglio successivo e di nuovo 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme, catenella, rientriamo. 3 maglie alte non chiuse, le chiudiamo insieme. 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ventaglio successivo, andiamo a fare 3 maglie alte non chiuse, chiudiamo insieme, catenella,
3 maglie alte non chiuse e richiudiamo insieme. E di nuovo 2 catenelle, 1 e 2, entriamo nel ventaglio successivo e andiamo a fare le nostre 3 maglie alte non chiuse, chiuse insieme, di nuovo 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. 6 catenelle, ventaglio successivo e quindi facciamo questo per tutto l'undicesimo giro. L'undicesimo giro è il nostro penultimo giro perché adesso ci gireremo con la lavorazione e andremo a fare il nostro ultimo giro, ossia il dodicesimo. Quindi vado a fare le ultime 2 catenelle e vado a fare il mio ultimo ventaglio per terminare così anche l'undicesimo giro. 3 maglie alte chiusi insieme, catenella, 3 maglie alte chiusi insieme. E adesso ci giriamo, andiamo a fare l'ultimo giro. Quindi, dodicesimo giro, si entra sempre nel ventaglio, catenella, maglia bassa, catenella, rientriamo, altre 2 maglie alte non chiuse, le chiudiamo insieme. Catenella, rientriamo, altre 3 maglie alte non chiuse, che chiudiamo insieme. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Catenella di separazione, vado direttamente nel ventaglio successivo e di nuovo andiamo a fare 3 maglie alte chiusi insieme, catenella, rientriamo, 3 maglie alte chiusi insieme. 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e si ricomincia da capo. Andiamo nel ventaglio, andiamo a fare il nostro ventaglio, quindi 3 maglie alte non chiuse. Le chiudo insieme, catenella, 3 maglie alte non chiuse, le chiudo insieme, una catenella di separazione e vado nel ventaglio successivo, 3 maglie alte non chiuse, le chiudo insieme, catenella, 3 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme, 7 catenelle, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, si ricomincia da capo. Ventaglio nel ventaglio, quindi di nuovo 3 maglie alte non chiuse, chiudiamo insieme, catenella, rientriamo, 3 maglie alte non chiuse, le chiudiamo insieme. Una catenella di separazione e di nuovo ventaglio sul ventaglio, quindi 3 maglie alte chiusi insieme, catenella. 3 maglie alte chiusi insieme e 7 maglie 7 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 quindi dobbiamo fare questo per tutto il nostro dodicesimo e ultimo giro. Andiamo sempre nel ventaglio e andiamo a fare il nostro ventaglio, quindi 3 maglie alte chiusi insieme, catenella, 3 maglie alte chiusi insieme, catenella di separazione, entriamo nell'ultimo ventaglio e andiamo a fare le nostre 3 maglie alte chiusi insieme, catenella di separazione, rientro altre 3 maglie alte chiusi insieme. Quindi questi sono i nostri 12 giri. Come potete vedere, qui siamo partiti, che vedete erano vicini, si sono allontanati avvicinandosi questi, adesso sono tornate vicine. Adesso si ricomincia dal primo giro. Ve lo faccio vedere giusto un attimo. Andiamo sempre a fare il nostro ventaglio, quindi sempre nell'archetto, la maglia bassa, le 2 catenelle, di nuovo una catenella, scusate. E andiamo a fare le 2 maglie alte, chiudiamo tutto insieme, catenella, andiamo a fare di nuovo nostre 3 maglie alte non chiuse, le chiudiamo e adesso andiamo a fare 2 catenelle, ventaglio nel ventaglio, quindi 3 maglie alte chiuse insieme, catenella, 3 maglie alte chiuse insieme. E andiamo a fare 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e si ricomincia da capo, alternando quindi 2 catenelle, 6 catenelle.
Quindi ripeto, questi sono i 12 giri che dobbiamo fare. Io alla fine non vi dirò quante volte le ho ripetute, ma vi dirò solamente in quanti centimetri mi è venuta lunga il mio rettangolo. Altra cosa, penso ve lo dirò spesso, ma lo ripeto anche qui, io cercherò comunque di finire il mio rettangolo con il primo giro, in modo tale che la fine del rettangolo ricordi l'inizio del rettangolo. Quindi se io ho iniziato con il primo giro, scusate, terminerò il rettangolo con il primo giro. Quindi rifarò 12 volte questi, cioè rifarò questi 12 giri più volte, però farò in modo sempre di terminare il rettangolo, quindi sia quello avanti che quello dietro, che devono essere uguali, riandando a fare il primo giro. Io naturalmente adesso finisco il mio primo rettangolo, questo era solo un campione, e vi dirò appunto quanti centimetri l'ho fatto lungo. Allora, io ho finito il mio primo rettangolo. Come vedete, non l'ho fatto molto lungo perché non lo voglio proprio un poncio lungo, lo voglio più che altro solo come un coprispalle, quindi non ho bisogno che sia lunghissimo. Però ho ripetuto i giri fino ad arrivare ad una lunghezza di 53 centimetri. Ora mi raccomando, io ho fatto in modo di terminare. Vedete, qui avevamo iniziato con il ventaglio e le 2 catenelle. E qui ho terminato appunto il giro con il ventaglio e le 2 catenelle, quindi ho fatto in modo che l'inizio corrispondesse alla fine del mio rettangolo. Quindi voi potete farlo anche più lungo, però cercate di avere questa accortezza di terminare la lunghezza facendo sempre i giri, arrivando a ripetere il primo giro, quindi il ventaglio, 2 catenelle, di nuovo ventaglio e poi 6 catenelle. Io adesso vado a fare anche il secondo rettangolo e poi vi dirò come andrò a cucirli. Ho terminato anche il secondo rettangolo, ecco qui ho messo sempre lo stesso numero di catenelle, sono andata a fare lo stesso giro e adesso andrò a cucirli qui in alto. Non so ancora per quanti centimetri, ma sicuramente li andrò a cucire per almeno una decina di centimetri. Devo ancora decidere, metterò i marcapunti e deciderò. Una cosa che vi dico è che io quello avanti l'ho messo al contrario. Vedete, qui ho le catenelle iniziali, mentre nel secondo rettangolo le catenelle iniziali sono da quest'altra parte. Questo per dare una sorta di continuità alla lavorazione. Oltre a cucire qui in alto, cucirò anche in basso, quindi però non qui, ma lateralmente, salendo da questa parte e da quest'altra parte. Anche in questo caso non so ancora quanto andrò a cucire, non tantissimo, voglio solo fermare un po' la lavorazione in modo tale che se ci sia vento non mi svolazzi. Quindi adesso vado a cucire, cucirò sempre con lo stesso filo, l'ago di lana, passerò in mezzo, appunto avanti e indietro, facendo in modo di non tirare troppo la lavorazione in questa maniera, e anche lateralmente cucirò seguendo appunto le catenelle e le maglie alte dei ventagli. Quindi adesso io vado a cucire e poi vi dirò in centimetri quanto sono andata a cucire, sia per una taglia S che se per anche per le altre taglie. Un'altra cosa che vi voglio dire, naturalmente, se siete una taglia S, una taglia, cioè se siete una taglia M, una taglia L, è vero io ho fatto 53 centimetri, però voi comunque andate a fare qualche centimetro in più, quindi fate un ulteriore motivo perché altrimenti vi risulta troppo piccolo. Quindi anche se non lo volete fare lungo che vi copra le braccia, fate almeno che sia più lungo dei 53 centimetri, quindi tipo taglia M, taglia L, arrivate direi a meno 60 centimetri. Or dunque, sono andata a cucire ad altezza delle spalle per 12 centimetri, sia a destra che a sinistra, mentre lateralmente da sotto salire ho cucito per 13 centimetri, sia a destra che a sinistra. Vedete com'è bello quando si unisce così? Sembra un'unica lavorazione. Benissimo, quindi anche questa creazione è terminata.